Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea, volgarmente detto Vidomo, e benvenuti a questo nuovo video. Come già avevo accennato nello scorso video, ovvero lo speciale di Halloween sulla recensione di Dylan Dog, il film è che se ve la siete persa ve la linko qui sotto nelle descrizioni, casomai vogliate dargli un'occhiata. Quest'anno avrei girato ben due speciali di Halloween. Non ne ho girati per 2 anni, ma adesso ne giro due in un solo anno. Ma cioè, vai piano, Vidomo, mi raccomando. Anche se non è propriamente Halloween, perché non avevo voglia di farli uscire tutte e due nello stesso giorno, perché non volevo ammassarli, volevo distribuirmeli meglio, anche per poterci lavorare su, ho deciso di farli uscire il 2 novembre, che è il giorno dei morti. E siccome comunque la tematica è prettamente simile a quella di questi due video, comunque voglio chiamarlo speciale Halloween. E se nello scorso video ho parlato in maniera negativa di un personaggio bonelliano, della trasposizione cinematografica di un personaggio bonelliano, piccolo errore, oggi parlerò in maniera positiva, anzi farò un omaggio a un altro personaggio Bonelli che a me piace tantissimo e che voglio dedicargli questo speciale perché quest'anno compie 20 anni. Sto parlando di Dampir. Devo fare una piccola puntualizzazione. Nello scorso video dissi anche che questa sarebbe stata una classifica dei miei 10 album preferiti di Dampir. Ecco, in questi 2 giorni c'è stata una piccola modifica, anzi due. Se inizialmente gli album da trattare dovevano essere solo 10, siccome questo qui si tratta del 20° anniversario di Dampir, ho deciso di raddoppiare il numero degli album. Ma tranquilli, comunque cercherò di non essere logorroico. È che c'erano davvero così tanti album che non volevo escludere, che a questo punto ho detto: va bene, dai, facciamola di 20. E non sarà una classifica, ma per una semplice ragione. Io ho provato a catalogarli, a cercare di dire ok, questo lo metto qui, questo lo metto qua, ma non ci riuscivo in certi casi, quindi ho detto vabbè, non fa niente, non sarà una classifica, semplicemente mi metterò a elencare i miei album preferiti per ora. Magari in futuro avrò le idee più chiare, ma non me la sono sentita di fare una gerarchia comunque. Quindi andrò a elencarli in base alla data d'uscita, quindi dal più vecchio al più recente, a eccezione di uno, perché come avrete potuto leggere dal titolo, parlerò sì di 20 album più uno, perché qual è il mio preferito in assoluto per ora? Io lo so, quindi ho deciso di fare 20 come gli anni più uno, il mio preferito. E metto le mani avanti per i fan di Dampier, questa è una selezione personale. Non sto dicendo che questi qua sono gli album migliori di Dampir. Sto dicendo che sono quelli che io preferisco, quelli che più mi sono rimasti dentro. Ognuno ha i suoi, non per forza devono essere i migliori della saga. Mi raccomando, quindi magari da sotto voi scrivetemi quali sono i vostri album preferiti, fate l'elenco che volete. Io vi do come base questa qui dei 20 più 1 se volete, se avete proprio il vostro preferito. Se no mi dite semplicemente quali sono i vostri album. Se volete fare anche voi una classifica qui sotto personale, fatela. Ma non, diciamo, non iniziate ad attaccarmi magari dicendomi: ma perché non hai messo questo? Ma non hai messo questo? Anche perché, comunque, come già avevo accennato, io sono un fan di Dampir dall'incirca 3 anni, se va bene. Anzi, in maniera fissa, 2, perché mi ricordo che io ho iniziato a seguirli in maniera regolare da il numero che fu presentato a Lucca Comics, quindi praticamente appunto 2 anni fa, che era il santo venuto dall'Irlanda. Da lì ho iniziato a seguirli in maniera regolare e a recuperarli proprio in massa anche le vecchie edizioni. Quindi non ce li ho neanche tutti, perché comunque in un paio di anni non ho potuto recuperarli tutti. Prima di iniziarli a seguire in maniera regolare avevo comprato giusto neanche una decina di album, ma nel giro di così poco tempo, anche perché ho avuto fortuna di ottenerli in maniera gratuita da un amico di mia madre che me li ha ceduti gratis, e io gli ho detto: senti, pensaci bene, riflettici su quello che stai facendo, mi raccomando, vuoi davvero cedermi così? Lui ha detto di sì, bene, me li sono presi, e più o meno un terzo della mia collezione, più o meno, lo devo appunto a questa persona. E nel giro appunto di 2 anni sono riuscito a mettere su una collezione di 120 numeri precisi, che corrisponde più o meno a metà dell'intera serie, quasi a metà dell'intera serie, che è uscita 20 anni fa per la prima volta, appunto. Quindi sono già un buon passo, perché comunque avessi montagne di soldi potrei capirlo. Ho già avuto questo aiuto e tant'è, perché probabilmente ne avrei molti di meno se non avessi avuto questo aiuto da questo amico di mia madre. Ne avrei sicuramente molto meno, ma per
Per come è andata, averne già 120 in così poco tempo, con, diciamo, con il cachet che ho io, è già tanto. Quindi, per il momento, sono i miei 20 preferiti più uno rispetto ai 120 che ho letto. Vi avviso che, seppur non penso ne farò molti, in questo video ci saranno spoiler riguardo ad Ampere. Quindi, se non siete lettori fissi della serie, vi sconsiglio di continuare. A meno che non siate curiosi e vogliate sentire un po' di cosa parlano queste storie, nel caso vi invito a proseguire. Non solo, a chi fosse interessato a approcciarsi a questa serie, vi consiglio di recuperarsi anche l'altro speciale che ho fatto di Ampere, che linko qui sotto nelle descrizioni, perché lì parlo più o meno della serie in generale senza fare molti spoiler, anzi, di fatto non lo faccio, è un'anticipazione di quello che parla, di quello di cui parla questa serie. Se invece siete dei fan e volete sapere un mio parere personale, comunque potete recuperarlo, è qui sotto nelle descrizioni. Ma bando alle ciance e cominciamo. Il primo numero di cui voglio parlarvi è il numero 3, Fantasmi di sabbia. Che c'è da dire? Ambientazione lugubre della Cornovaglia dentro un Luna Park abbandonato. Già qui si parte benissimo perché è un classico questo. Tra l'altro, prima apparizione di Amber che sarà, oh, io vi giuro, poi lo si è scoperto, ma vi dirò, questo è stato uno dei primi numeri che recuperai quando ancora non ero un lettore fisso. Dite quello che volete, non è per fare il paraculo. Ma che lei fosse la zia di Dampir, un po', non so perché, ma lo sentivo. Il suo legame che aveva con Draka mi sembrava qualcosa di particolare. Ho detto: no, non sono stati amanti. Secondo me c'è sotto qualcos'altro. E te, si era capito che non era solo un'amica, era sua sorella, infatti. Molto spaventosa l'ambientazione del Luna Park e i disegni davvero inquietanti di questo numero, che si scopre essere solo un'emanazione del maestro della notte Kostaki, o Kostaki, non so dove cada l'accento, che essendo stato fatto a pezzi da Amber e Draka secoli prima. L'unico modo che ha per poter in qualche modo catturare le proprie prede è creare questa emanazione a forma di Luna Park e in qualche modo far sparire i poveri sventurati che ci capitano dentro. È assolutamente un modo buono per recuperare una vecchia ambientazione classica di alcuni film horror e ricontestualizzarlo nell'ambientazione Dampir. Ah, una cosa, i seguiti di un album li ho inclusi nella stessa posizione, per farvi capire come Nato nella palude, che è il numero 15, e Delta Blues, che è il numero 16. Che c'è da dire? Vampiri sotto le note del blues. Robert Johnson, la leggenda di Robert Johnson, che già di per sé è inquietante, dove si scopre che in realtà il diavolo con cui fece un patto è un maestro della notte, un arcinemico quindi del Dampir, e che la storia dei vampiri di Nato nella palude si rifaccia alla vera storia dei Lynyrd Skynyrd, insomma, già dà un certo fascino a questa storia. Sicuramente anche questa qui è un'ambientazione interessante. Un cinema spettrale che non si trova sulle mappe e che proietta film che possono uccidere, beh, si tratta di una manna per un amante dei film horror come me. Ed è questa la storia del numero 18, ovvero lo schermo demoniaco. E tenendo conto che in copertina compare il conte Orlok di Nosferatu, direi che questo basta per guadagnarsi la posizione tra i 20 preferiti. Mi è dispiaciuto tanto che questo nemico sia stato quasi fatto fuori nell'unico numero in cui compare della saga regolare, perché è l'acerrimo nemico di Draka, il padre di Arlan, ovvero Vlatana, e il castello nei Carpazi, il numero 20, è uno dei miei numeri preferiti proprio per lui, che è uno dei miei maestri della notte preferiti proprio perché è uno dei più disgustosi, se posso dire, uno dei più sadici in qualche modo, e anche per l'ambientazione tipica, soprattutto perché per la prima volta abbiamo un background molto più chiaro del personaggio di Draka e la sua rivalità appunto con Vlatan è un bello scenario di sfondo per la storia. Ma a completare molto di più il background del passato di Draka è sicuramente il numero 27, i lupi mannari. Con la guerra dei 30 anni nella Germania del 600 sullo sfondo, qui per la prima volta Arlan ha un contatto diretto con un ricordo del padre e per la prima volta sembra approcciarsi diversamente da volte ed alcune volte avvenute nel passato in maniera molto più intima e ci mostra ancora da più vicino il rapporto altalenante che Draka ha con gli esseri umani. Può essere in un primo momento magari
in buoni rapporti e uno stimatore della civiltà umana, e un attimo dopo poter essere vendicativo e spietato qualora dovesse essere sfidato. Abbiamo poi un ritorno di Amber con la leggenda di Amber, che è il numero 43, e il numero 44, ovvero il sigillo nero. Ambientato nel Galles, dove passato e presente si fondono, non potete perdervi questo numero se siete amanti del ciclo arturiano. È sempre bello fantasticare su questo particolare capitolo della storia della Gran Bretagna, perché poiché sia poco di certo in questo periodo storico, è il periodo in cui si è potuto fantasticare di più, su cui appunto non si sa dove inizi la leggenda e cominci la storia, ed è bello che Dampir si sia preso il suo spazio all'interno di questo universo. Un altro numero il cui messaggio mi è piaciuto un sacco è il numero 48, I sotterranei di Parigi. Allora, prima di tutto io ho un amore incredibile per la metropolitana di Parigi, è davvero particolare. Io che sono stato a Parigi 3 volte, mi piace sempre girare come un matto all'interno dei suoi tunnel, anche se qui c'è una strana e si fanno strane avventure, fermate che non esistono, particolari, le cui sfumature risiedono molto nell'animo profondo di chi ci capita. E sarà proprio grazie a questa avventura che Harlan per la prima volta accetterà la sua parte vampira. Immaginate di trovarvi nel cuore della notte davanti a un'immensa armata di guerrieri di ogni epoca e tempo e di scoprire che non sono altro che vampiri al servizio del dio della morte, Erlik Khan. Esatto, il numero 49, La colonna infernale, è un altro dei numeri di Dampier che più mi piace. Tra l'altro è un preciso ricordo riguardo a questo numero, perché all'epoca stavo con la mia ex ragazza con cui appunto leggevo i vari numeri di Dampier, e lei all'epoca stava appunto facendo una tesi sulla guerra di Vandea, che fa da sfondo appunto a parte di questo numero. Lo ricordo quindi da un punto di vista molto personale, anche per gli scambi culturali che appunto facevamo tra di noi al riguardo. Si sa, l'Area 51, con tutto l'alone di mistero che ha intorno a sé, ha sempre suscitato molta fantasia nelle persone, tra questi ovviamente anche gli sceneggiatori di Dampier, che hanno sfornato due dei numeri più apprezzati dai fan di Dampier, ovvero Il Paese del Sogno, il numero 57, e il numero 58, I Segreti di Dreamland, che sono due soprannomi riservati appunto all'Area 51, dove si scopre che la famigerata base militare, molto legato agli ambienti degli appassionati di UFO, è gestita appunto da un maestro della notte e il suo quartier generale. E di fatto, volendo, questa cosa io l'ho sempre trovata molto ironica, anche se non viene mai fatto accenno al riguardo. Di fatto gli alieni ci stanno nell'Area 51, perché ricordiamo che in un modo o nell'altro i maestri della notte sono comunque alieni in un certo senso. Quindi magari non, diciamo, non saranno i grigi in qualche modo, ma di fatto un alieno che comanda l'Area 51 c'è. Questo numero mette giù le basi per quella che era, secondo me, una gran bella idea per la saga di Dampier, per gli sviluppi che avrebbe potuto avere, ma che secondo me, e non solo, è stata stroncata troppo velocemente, ovvero un'alleanza di alcuni maestri della notte per cercare di dominare il mondo intero. Di cui il cattivo di questi due numeri, ovvero il maestro Ixalan, che ho potuto riscontrare essere uno dei maestri più amati di sempre dai fan di Dampier, faceva parte. Ecco, l'errore, secondo me, di questa idea è stata fare quest'ordine, questa organizzazione, composta da pochi maestri, perché appunto nel giro di qualche numero, alla fine l'unico maestro che rimane è la nemesi del protagonista, ovvero Lord Marsden, che sarà sì l'acerrimo nemico del nostro protagonista, però il fatto che ci fosse l'idea di un'organizzazione di più maestri che controllava le varie parti del mondo e che fossero alleati tra di loro aveva un suo fascino. Ridurre tutto questo a un unico ma cattivo, diciamo, un po' va a togliere l'enfasi a questa idea, secondo me. E senza distaccarci troppo dall'argomento, il prossimo numero che vi vado a introdurre è il numero 69, I giorni del Condor, e il numero 70, il suo seguito, Nel deserto dell'Atacama, dove andiamo a fare la conoscenza del terzo maestro di cui fa parte questa misteriosa organizzazione, ovvero appunto il Condor. Questa è una delle cacce che più ho amato. Mi piaceva l'idea di questo maestro che non si espone e che si nasconde in una località sconosciuta a tutti, praticamente, che manda a fare il lavoro sporco per uccidere tutte le persone che potrebbero ricondurre a lui il suo agente umano, una persona non vampirizzata che è fedele al proprio padrone. Tutta la vicenda rievocherà anche uno dei capitoli storici che più tristemente mi interessano, ovvero la dittatura cilena. I ricordi del passato legati al colpo di stato di Pinochet sono davvero molto evocativi e aiutano a riflettere, essendo secondo me quello uno dei capitoli più tristi
della storia umana dal secondo dopoguerra in avanti. E dal punto di vista narrativo è una vera chicca scoprire che il nome della famosa operazione che coinvolse la CIA e i futuri dittatori di merda di questi paesi come il Cile e l'Argentina prendeva il nome dal maestro della notte che operò insieme a loro, ovvero Condor, la fatidica operazione Condor. Una domanda, ragazzi, siete mai stati al Museo Egizio di Torino? Se la risposta è no, posso darvi due consigli a riguardo. Uno è, appena avrete l'opportunità, andate subito a visitarlo, perché se amate la storia dell'Antico Egitto è uno dei musei più belli da quel punto di vista. L'altro invece è di prendere il numero 72 di Dampier, la Dea Egizia. Il clima dark del capoluogo piemontese, misto alla rievocazione della Terra dei Faraoni, rendono l'atmosfera di questo numero davvero particolare. E devo dire che scoprire che una divinità egizia di migliaia di anni prima è in realtà una maestra della notte, beh, devo dire che è un'idea niente male, soprattutto se si tratta dell'affascinante Bastet. Finora è capitato di presentare numeri doppi, questa volta vi presento una trilogia, una delle mie preferite all'interno della saga, che è quella di Vatek, uno dei miei maestri della notte preferiti in assoluto. E in questo caso abbiamo appunto il numero 88, la sovrana dei Regni Neri, il numero 89, la pattuglia del deserto, e il numero 90, dove c'è lo scontro finale, il mitico scontro finale, che è l'oasi perduta. In particolare, in questo numero scopriamo che Erlik Khan, beh, non è l'unico maestro della notte a possedere un'armata di non morti. Quella di Vatek è stata sicuramente una delle cacce più longeve di Arlan e dei suoi compagni contro un maestro della notte, iniziata tra l'altro tra i primi numeri della saga e durata diversi anni. E il fatto che lo scontro finale si compia nel cuore del deserto del Nord Africa, in una località mitica e leggendaria che si rivela essere il covo del maestro, beh, sicuramente dà un tocco di fascino alla caccia. Ma da quanto tempo i maestri della notte vivono sulla Terra? Beh, se tra le loro file ci sono non morti preistorici, sicuramente da diverse migliaia di anni, ed è questo che ci dimostra il numero 95, i vampiri di Nhat Vora. Vampiri preistorici e un maestro della notte condannato da millenni sono la giusta sfida che serve ad Arlan. Inoltre penso che lo scontro col maestro Morag sia uno dei più epici di sempre. Lui privato dagli arti, da Draka per aver disubbidito alla legge della segretezza e avendo quasi sterminato la razza umana in tempi preistorici, è lui che si libera con questa armatura di pietra che gli ricostruiscono gli arti, le braccia e le gambe, da sembrare quasi un transforme. Beh, che gli puoi dire? Trash, ma ci piace. Una discussione che spesso c'è tra i fan di Dampier è che alcuni nemici della serie, molto interessanti, vengono fatti fuori troppo facilmente o che durano veramente poco, a volte la durata di un solo album. Penso che l'esempio più significativo sia quello di Akar Nun, comparso nel numero 113, ovvero la nave fantasma. Sappiamo che ogni maestro sceglie un determinato terreno di caccia, e in questo caso Akar Nun è un esempio tutto particolare, poiché ha scelto come territorio di caccia il mare. Intenzionato infatti a non voler stabilire rapporti con gli altri della sua specie e a rimanere libero. Ma egli non è particolare solo per questo, infatti si può definire, per via di alcune sue scelte passate, come una sorta di Draka mancato. Infatti passò molti anni della sua lunghissima vita con una donna umana che aveva amato, a tal punto quasi da generarci un figlio, ovvero un altro Dampir. Ma la paura che i suoi simili potessero scoprirlo e avessero potuto vendicarsi punendo lui e uccidendo lei e suo figlio lo fecero ricredere. Egli rimane, almeno per me, uno dei maestri della notte più particolari e meglio scritti di sempre, dal fascino incredibile, nonostante egli sia un nemico, anzi, a tal punto che io, mentre leggevo il numero, mi trovo di più a schierarmi dalla parte di Akar Nun che da quella di Arlan e dei suoi amici. Anzi, addirittura questa volta ho provato un accenno di odio nei confronti di Arlan, perché nel momento in cui Akar Nun sta per morire perché è ferito mortalmente dal Dampir, lui accetta la sua morte e lancia un ultimo monito verso Arlan, dicendogli che Draka comunque sta influendo sulle sue decisioni, che di fatto non è libero e che sta eseguendo semplicemente il suo volere, e lui lo zittisce in maniera anche sgarbata. Salvo pentirsene un attimo dopo, forse perché anche lui aveva compreso che, nonostante Akar Nun fosse un nemico, forse era stato un po' stronzo quella volta. Tra l'altro, sono solo io o Akar Nun assomiglia particolarmente a Yan Aranil di Dragonero? Un altro numero che mi è piaciuto particolarmente è il successivo, il 114, La Camera dello Scirocco. Ambientato a Palermo, questo qui è secondo me
me uno degli album che più cerca di trasmettere un certo valore civile alla persona che legge. Contornato dal modo di pensare e dalla cultura del popolo siciliano, questo numero ha in sé un certo fatalismo e un certo desiderio di voler riaccendere le coscienze. Viene citato anche il pensiero di grandi autori siciliani, Pirandello prima di tutti, e in particolar modo ci si sofferma sul modo di fare teatrale del vivere sociale di quest'isola. Non a caso, la particolarità del nemico di questo numero, ovvero Mazzuno, un demone della dimensione nera, è quello di avere poteri basati sull'illusione e la finzione. Non a caso egli è un mutaforme che può prendere l'aspetto di altre persone. Ed è emblematico è lo scontro finale che c'è con questo nemico. Come poter sconfiggere un mostro che vive solo di finzione nella terra di Sicilia? Semplice, con uno spettacolo dei pupi siciliani. Il prossimo numero che esporrò lo amo principalmente per il personaggio che vi compare, ovvero Lamia in Lamia vive numero 164. È inutile che ve lo nasconda, per me Lamia è il personaggio più sexy di tutta la serie. Sì, c'è Amber, c'è Tesla, c'è Araxe, bellissime anche loro, ma per me la migliore è Lamia. Tra l'altro, ispirata a Charlotte Rampling quando era giovane. È un personaggio davvero interessante perché sta sempre sul confine tra bene e male. Per i metodi che usa, non è molto diversa, diciamo, da un qualsiasi maestro della notte nemico di Harlan, ma di fatto sembra avere un po' di cuore. È un po', diciamo, un'eroina dark. E infatti, non, ben per questo, Harlan non riesce, diciamo, a considerarla completamente una sua nemica, anche perché di fatto, comunque, nelle poche occasioni che è comparsa, comunque, è stata quasi un'alleata. Da un punto di vista tradizionale, sicuramente non è un personaggio buono, ma va da tenere in conto che sicuramente tra lei e il Dampier c'è un'intesa anche molto più particolare. Il prossimo numero è uno scontro tra titani, perché tre grandissimi maestri della notte si trovano a doversi scontrare sul suolo che è diventata la loro nuova casa, ovvero il 202 nel mondo dei maestri. Harlan, infatti, questa volta avrà a che fare con suo padre Vraka, un suo vecchio quasi alleato, Erlikkan, e la sua nemesi di sempre, ovvero Lord Marsden. Una corsa contro il tempo per impedire a quest'ultimo di uccidere la nuova famiglia di Draka, e tutto ciò avrà un prezzo salatissimo. Infatti, uno dei miei maestri della notte preferiti, Erlikkan, ancora troppo provato per lo scontro con Draka nel numero 200, non riesce a prevalere contro Lord Marsden e ne finisce ucciso. Ma se non altro, Harlan è riuscito a ferire abbastanza gravemente quel gran bastardo da farlo scappare via con la coda tra le gambe, e state pur tranquilli che per un bel po' non lo vedremo più. Se vi ricordate bene, all'inizio del video dissi che avevo rinunciato a fare la classifica perché i vari album in questione non sapevo come collocarli, non sapevo come classificarli, quale mettere per primo, quale dopo, eccetera, eccetera. A eccezione del primo, perché quello effettivamente è il mio preferito, e allora so che stava in testa alla classifica. Ecco, c'è una piccolissima eccezione, perché il numero che adesso verrò ad annunciarvi era il possibile candidato per essere quel più uno che vedete nel titolo. Il numero in questione è il 209, ovvero l'indagatore dell'incubo, il crossover con Dylan Dog. Tra l'altro, quanto è bella questa cosa! Questo qui è stato il mio primo numero di Dampir in assoluto, ed è per questo che ci sono molto legato, oltre al fatto che in questo numero c'è il mio personaggio bonelliano preferito, anzi il mio fumetto preferito in assoluto, ovvero Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ed è se c'è una ragione per cui ho conosciuto Dampir, anche se di fatto per sentito parlare lo conoscevo già prima, ma c'è una ragione per cui io adesso leggo Dampier, ed è perché comunque il mio fumetto preferito me l'ha fatto conoscere. I due personaggi più importanti del genere horror in casa Bonelli, uniti per un'unica missione. Questa per me è una cosa fantastica. Ma non ho voluto inserire questo album al primo posto, principalmente per due ragioni. Allora, una era facile, cioè vince facile se c'è dentro Dylan Dog, che è il mio personaggio preferito, cioè è ovvio che questo numero lo ami perché è un crossover tra questi due personaggi, cioè. E dall'altra mi sarebbe sembrato irrispettoso dover dedicare appunto il primo posto a un numero in cui Dampir non è l'unico protagonista, quindi ho preferito, diciamo, attribuirlo a un altro, e comunque merita tantissimo, cioè veramente era un testa a testa, ma diciamo che se questo non è l'oro, diciamo che è sicuramente l'argento. Ma se questo è stato il primo numero che ho letto in assoluto di Dampier, ho anche detto che in realtà sono diventato fan fisso della serie con il numero 224, ovvero il santo venuto dall'Irlanda. Tralasciando il fatto che l'ambientazione moderna di questo numero è il Lucca Comics di 2 anni fa, e solo per questo meriterebbe una posizione tra i miei preferiti, questo qui è anche uno dei pochi numeri fatti a colore.
potete vedere. E tra l'altro, parlando dei disegni, in questo numero hanno voluto sperimentare perché all'improvviso potete vedere lo stile grafico di quelli a colori è molto simile a quello del solito, ma accanto sono state introdotte queste tavolette che molto rievocative, che sono davvero molto particolari comunque, non sono messe a caso comunque perché sono pezzi di storia. Inoltre in questo numero è racchiusa una delle avventure di Taliesin il Bardo, ovvero il Dampier precedente ad Arlan, che tra l'altro è stato un personaggio realmente esistito perché fu appunto un bardo gaelico della Britannia post-romana. Ed è interessante il fatto che appunto un Dampier in questione fosse un personaggio storico davvero esistito, anzi solo l'esistenza di un altro Dampier è davvero interessante. Anche il prossimo album si tratta di un album a colori, fatto apposta appunto per festeggiare i 20 anni di Dampier. Si tratta appunto del 241, Il Cavaliere di Roccabruna. Vi ricordate la storia che avevo accennato, ambientata durante la guerra dei 30 anni? Ecco, questo qui è l'antefatto, una storia interamente con protagonista Draca. Inoltre, finalmente abbiamo un maggior approfondimento sul personaggio di Fortunata, che era la donna precedentemente amata da Draca, e che nel numero 27 purtroppo era un personaggio appena accennato, ma sapevamo che era un personaggio che aveva amato, e che qui scopriamo che era stata scelta da lui come futura madre di Draca, ma che purtroppo, ahimè, come il 27 ci ha detto, il destino è stato alquanto nefasto. Dunque, non so se li avete contati, ma siamo arrivati a 20 storie. È il momento del fatidico numero 1. Il mio numero preferito di Dampier, seppur di poco rispetto all'indagatore dell'incubo, è il numero 200, la legione di Arlan Draca. Anche questo un numero a colori, speciale appunto dei 200 numeri. Una storia veramente fantastica. Da una parte Arlan Draca, dall'altra Erlikan con la sua armata di non morti. Uno scontro che si preannuncia epico. Il dio della morte è furioso col figlio del suo migliore amico, poiché questi ha ucciso in una precedente missione Khajiit Khan, ovvero il suo amico mutaforme e unico compagno. Lancia dunque una sfida al Dampier e semina morte per attirare la sua attenzione in modo che egli non possa tirarsi indietro, e il figlio di Draca, appunto, non fa altrimenti. Arlan dovrà fare ricorso a tutti gli alleati possibili, anche vecchi nemici come i lupi azzurri, per sconfiggere l'immensa armata di non morti di ogni epoca, gli Erlikan. Una battaglia mitica quasi quanto quella di Avengers Endgame, questo è il soggetto del mio numero preferito di Dampier. Quindi questi erano i miei 20 album preferiti di Dampier più uno. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi trovate abbastanza d'accordo, e fatemi sapere quali sono i vostri album preferiti di questa fantastica serie. Inoltre, adesso devo fare una piccola infamata. Io per tutto questo tempo, voi non potevate vederla, ho tenuto su per fare il video la maglietta della concorrenza. Mi dispiace Arlan, ma purtroppo una tua maglietta non ce l'ho, ma penso che sarà uno dei futuri acquisti. Di comunque volevo mantenere un po' di atmosfera bonelliana. Quindi il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non vi è piaciuto non mettete non mi piace, ma scrivetemi in un commento qui sotto cosa e perché non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se volete, e se volete condividete pure questo video, ma se volete seguire in più da vicino potete mettere mi piace alla pagina di Facebook di questo canale che linkerò qui sotto nelle descrizioni. Il video finisce qui, il vostro Idomo vi saluta. Ciao!